pomeriggio a tutti, benvenuti a un workshop di confronto promosso dal Social Film Festival. Ringrazio il direttore artistico Antonio Di Fede che ci ha coinvolto in questo momento di riflessione. Abbiamo tutti una grande nostalgia degli incontri in presenza che permettevano anche all'industria del cinema indipendente, di dialogare con persone provenienti da mondi, esperienze, storie differenti, ma dobbiamo per questa edizione, pur di salvare i contenuti, adeguarci a strumenti digitali che ci pongono in distanza, ma ci consentono comunque di mettere a fuoco i temi che ci interessano. Parliamo questo pomeriggio delle prospettive del cinema di genere nell'industria internazionale e in particolare visti i protagonisti dell'incidenza delle idee, dei talenti italiani nella distribuzione internazionale di questo tipo di cinema. Io sono, non sono un'esperta di settore, sono una giornalista e quindi con approccio, diciamo, curioso e critico pongo delle domande ai nostri interlocutori di questo pomeriggio che man mano vado a presentare, perché ci dicano lo stato dell'arte, ci coinvolgano in uno sguardo di prospettiva su quanto il nostro cinema di genere stia appunto incidendo nel panorama internazionale. Parto da Alessandro Riccardi, produttore, sceneggiatore, da 15 anni nel settore, nel 2014 ha fondato Aperto Vargo, insieme a Gianluca Vadiale, che poi vedremo in un secondo momento. Alessandro l'ho incontrato anche di persona nelle precedenti edizioni del Social Film Festival, quindi sono contenta di ritrovarlo. Ecco, lui mi ha lanciato l'input di questo tema. Il cinema di genere, dimenticato probabilmente o non sufficientemente sostenuto, foraggiato negli ultimi 20 anni, perché surclassato dalla scelta di commedie o di drammi più facilmente acquistabili, che oggi invece si riappropria di uno spazio. Partiamo da te, Alessandro. Che cosa stiamo vedendo? A cosa assistiamo? Ad un cambio di gusti o ad una, come dire, una nuova prospettiva di chi finanzia i gusti degli spettatori? Ecco, direi più la seconda. Innanzitutto buonasera a tutti. E direi più la seconda nel senso che il cinema di genere, l'horror magari anche in maniera particolare o l'action sono generi che sono sempre andati molto forte nel cinema internazionale. Noi italiani sull'horror l'abbiamo detta, diciamo, con voce alta negli anni 60-70, con i grandi registi, parte Dario Argento naturalmente, ma Lucio Fulci, Lamberto Bava, lo stesso Bobby Amati, che poi dopo invece è diventato più noto per la commedia, ma ha fatto degli horror fantastici. E ci siamo un po' addormentati, diciamo, da quel punto di vista. E infatti il nostro cinema ha fatto anche fatica un po' ad essere esportato negli anni 90, nel 2000, così. Adesso invece c'è un ritorno al mondo del cinema di genere, quindi al cinema che non sia appunto la solita, tra virgolette, commedia italiana o il dramma d'autore che sappiamo fare molto bene naturalmente, ma che però non sempre è visto in tutto il mondo, proprio perché magari parla una lingua un po' più del territorio, più legato a problematiche specifiche di questo territorio e meno parla la lingua di tutti, se vogliamo. Quindi ci sono stati dei punti cardine che hanno fatto riscoprire che il cinema di genere italiano funziona bene. Io credo che questa inversione di tendenza la dobbiamo a esperimenti, tra virgolette, come lo chiamavano Gigrobò, che è un film di genere comunque italiano che va al botteghino e sbanca completamente perché la gente è andata a vedere, si è divertita, ne ha parlato per mesi, se ne parla ancora, si sta aspettando con grande curiosità il nuovo film di Gabriele Menetti e quindi siamo tutti quanti, ci si è cominciato a pensare, ah ma guarda un po', quindi col cinema di genere ci si guadagna pure in Italia. E da lì tante produzioni hanno cominciato a lavorare in questa direzione. Noi come Vargo, diciamo, ci eravamo mossi anche un pochino prima, nel senso che abbiamo cominciato a produrre il primo nostro horror nel 2014, quindi se non sbaglio o 2 o 3 anni prima di Gigrobò, che era un piccolo horror, Janara si chiama, girato, ambientato nella provincia di Benevento.
sulla Janara, quindi sulla strega del Beneventano, che in Italia è andato dignitosamente bene, ma abbiamo avuto, diciamo, maggiori riscontri proprio nel mercato internazionale. E abbiamo capito là che avremmo potuto fare di più se il film fosse stato girato in lingua inglese, cosa che però non abbiamo voluto proprio per mantenere un po' l'origine del racconto che stavamo andando a fare. Però questa è una grande ripresa. Io sono felicissimo perché sono un grande appassionato di thriller, di horror, di action, di fantascienza. Mi piace tutto il cinema in generale, però il cinema di genere sono proprio un fan, come so che anche gli altri. E quindi mi fa molto piacere il pensiero che nei prossimi anni potremo produrre, magari anche accedere a budget un po' più sostanziosi per fare qualcosa di intrattenimento molto bello, piacevole, magari di tornare a lavorare ad alti livelli. A proposito di questa inversione in tendenza, devo dire che io sono anche una fan della rubrica Produttore Cercasi, cioè il tuo esperimento di divulgare e condividere le mail più strambe, messaggi più strambi che ricevi di persone alla disperata ricerca di un produttore e a volte anche alla disperata ricerca di se stessi, visti alcuni, esempi che tu hai pubblicato e condiviso. Oltre al netto, dell'ironia e della simpatia che a volte suscitano, perché è vero che anche tutti hanno la legittima aspirazione di voler fare arte o di esprimere il proprio punto di vista sul mondo, però hai notato questa inversione anche nel materiale che ricevi da produttore, cioè oltre a quello che proponi, c'è una generazione di scrittori, di sceneggiatori che punta su questo genere sapendo che il mercato ha allargato questa fetta di competenza? Sì, in realtà sì, sto un po' orientato ovviamente anche dalla linea editoriale della nostra società, che ovviamente punta sul cinema di genere, quindi a noi adesso, comunque, ma sono 6 anni che siamo sul mercato e adesso diciamo gli autori hanno capito noi quello che facciamo e quindi puntano su quello. Però comunque sì, molti, molti di più rispetto a prima sono autori che ci scrivono per proporre materiale, soprattutto thriller. Diciamo che il thriller sta andando molto nelle proposte che mi arrivano. Ho ricevuto qualcosa di fantascienza e purtroppo ancora poco action. Diciamo che l'action in Italia si tende un po' a non scrivere. Ancora su questo ancora dobbiamo migliorare, diciamo, però sì. Riparliamo con gli altri interlocutori di questa conversazione perché secondo me è molto interessante anche la ricerca di talenti che scrivono su questo genere. Gianluca Varriale, produttore, commercialista, consulente aziendale, esperto di gestione amministrativa, cofondatore della Vargo, appunto. E, mi piacerebbe approfondire con te questo aspetto. Chi conosce la genesi lo chiamavano Gigrobo, sa che è stato difficile anche per Mainetti imporre questa scelta. La ricerca di finanziamenti non è stata così fluida a dispetto poi del successo incredibile di Botteghino, di consenso, di pubblico, eccetera, del film. Quindi una sfida vinta nella quale avevano creduto in pochi, ecco, in una prima fase. Come si fa a coniugare il finanziamento o la ricerca di finanziamento con un progetto vincente, o perlomeno come la tua esperienza dimostra che questo è possibile? Sì, allora diciamo il lancio della domanda all'inizio sul cinema di genere aiuta anche a capire questo aspetto, cioè la necessità di dover capire che questa è un'arte, ma è anche innanzitutto intrattenimento e cioè industria. Questo deve creare quindi un circolo virtuoso che permetta agli artisti di esprimersi, però alle industrie che producono di mantenere questi artisti e di produrre sempre più prodotti che possano essere sorretti, no, nella vendibilità. E l'esempio di Gigrobo sicuramente fa capire questo, quanto il film di genere venga visto in Italia, un po' come diceva prima, anche prima Alessandro, come l'action, come se fossero delle americanate, come se fossero delle cose lontani dall'arte. Di contro, invece, in Italia, ma in tanti altri paesi, c'è invece questo gusto di coniugare arte e industria, quindi prendere il film di genere e trasformarlo in un'opera comunque artistica, ma che sia intrattenimento e che venda. Il problema principale, diciamo, unendo anche alla questione del cercasi produttore, è che la percezione in Italia ancora stenta a partire del cinema come industria.
Cioè, della possibilità di, diciamo, di avere un prodotto che trovi una media tra appunto questa espressione artistica e la sostenibilità. Per cercare i soldi in Italia per fare i film, in genere si è sempre pensato alla via ministeriale, chiamiamola così, quella statale, il contributo. E di fatto il contributo in sé non è null'altro che un sostegno, uno starter. Ma chi premia in realtà l'opera è il pubblico e la vendita. E quindi se invece il contributo va a sostituire totalmente la costruzione di un budget, il film è drogato, nel senso che poi il progetto, diciamo, ha una base che per una mera espressione artistica può andare bene. Quindi ci potrebbe essere, diciamo, la cultura della. Non so, contro la droga, contro la violenza, contro gli incidenti stradali, allora che portano sì a produrre progetti che non avrebbero una vendibilità ordinaria. Di contro, invece, ogni progetto, ogni budget va costruito su una stima di quello che può rendere. Se Gigrobot avesse avuto una stima di quello che poi ha realizzato, avrebbe avuto, diciamo, le produzioni, diciamo, e le distribuzioni in particolare, diciamo, lì pronti a investire. Invece all'inizio c'era questa etichetta di dire è di genere, è complicato, è difficile, costa tanto, troppo, con quei soldi ci faccio quattro commedie e vendo molto di più e via. Di contro gli americani, quelli che noi diciamo a volte l'americanata, no? Quindi l'action, il genere, in realtà hanno ben chiaro questo concetto. Cioè che il budget, il progetto di un film è il prodotto di un'industria che deve sorreggersi. Quindi il prodotto deve nascere su una base finanziaria solida che sia la stima di vendita futura, sorretto poi da uno Stato come quello italiano che sicuramente premia la cultura più di altri, quindi mettendo dei contenuti territoriali, di cultura per quanto riguarda per esempio le nostre radici, il territorio. E in questo noi abbiamo avuto un'esperienza, come diceva prima, anche prima Alessandro, quando abbiamo fatto Ianara, noi abbiamo messo su un progettino piccolo che in realtà parlava di un territorio italiano che tanto piace poi alla fine all'estero, una storia, una leggenda, questa strega di Benevento, messo in salsa, diciamo, thriller horror. Fatto con pochi soldi, ovviamente, all'epoca erano, diciamo, era il primo film, quindi avevamo le prime, diciamo, mosse. E in realtà l'idea è quella di andare a prendere quella che chiamiamo americanata e trasformarla invece in un'opera artistica, diciamo, fatta in Italia, che ha un tessuto, un territorio. E poi dei registi, come gli ospiti che ci sono, Alberto e Giorgio, degli sceneggiatori, degli attori di grandissima qualità, no? Che riescono a fare con pochi soldi molto più. Io credo che per noi, diciamo, questo è un momento importante seppur il tempo, diciamo, in cui viviamo è abbastanza complicato, in realtà è un momento di grande rilancio per investire nel cinema. Ecco, forse a proposito di quello che appunto tu stai dicendo, sarebbe interessante far passare il concetto anche in ambiti non specifici, non di settore come il vostro, che per fare un action movie bisogna di una scrittura importante, non soltanto una costruzione effettistica e quindi poi di post-produzione costosa che C'è arriva. un detto che Alessandro e gli altri potranno confermare, che si dice che diciamo, da una buona sceneggiatura può nascere un buon film, da una cattiva sceneggiatura certamente non arriverà mai un buon film. Senza parlare, diciamo, Concordo in pieno. della differenza tra soggetti e sceneggiature, perché a volte ci sono anche delle ottime Hai voglia, sì, come no. lacune di scrittura. E appunto, parlando di scrittura, arrivo ad Alberto Gelpi, regista. L'Ombra del Lupo è stata la sua opera prima e al terzo film si è imposto come regista anche nel settore pubblicitario, e questo film appunto al quale sta lavorando è sempre di genere thriller-drama. A proposito di registi, volevo chiederti, Alberto, quanto lo sviluppo e il rafforzamento di nuove piattaforme di grossa distribuzione sta favorendo o può favorire il lavoro di registi in grado di sperimentare come te? Cioè se
se è vero che queste piattaforme hanno indebolito il sistema canonico di distribuzione nelle sale cinematografiche, e quindi probabilmente sta anche creando una nuova gestione, insomma, una nuova generazione di spettatori, dall'altro lato ha sicuramente ampliato l'offerta, e sappiamo bene che quando l'offerta si moltiplica c'è anche una maggiore richiesta. Quindi quali sono, diciamo, le prospettive del tuo lavoro in rapporto alle potenzialità delle nuove piattaforme? Beh, innanzitutto saluto tutti. E, le nuove piattaforme, le OTT, sono piattaforme importantissime, perché oggi, è tautologico dire che nell'ultimo anno siamo un pochino in difficoltà nelle sale cinematografiche, questo è comprensibile. E, però viviamo, cioè quello che il Covid ha portato è, a mio modo di vedere, un'accelerazione forzata di un processo che comunque era già avviato. Penso che il Netflix, Amazon siano entrate nelle case insieme a Sky, alle piattaforme che non sono più la televisione normale come siamo tutti cresciuti in qualche modo. Queste piattaforme hanno richiesto una produzione di contenuti che andava oltre il contenuto classico, diciamo, della sala. E oggi, a maggior ragione, in cui in sala, in questo periodo purtroppo ci vanno solamente i grossi film, quelli che garantiscono un'entrata sicura, diciamo, e sicuramente le piattaforme OTT stanno permettendo di inserire contenuti che forse sono contenuti un pochino diversi rispetto ai contenuti precedenti della nostra cinematografia, e che forse prima non avrebbero avuto spazio, per cui consentono di sperimentare, di offrire dei prodotti differenti, nuovi per certi aspetti, prodotti che secondo me anche il pubblico italiano non sa che venivano fatti prima, perché non avevano, tanti film vengono fatti, ma avendo una distribuzione minuscola, spariscono. E questo è un gran problema, perché degli elementi artistici, produttivi, degli sforzi, fare un film è un atto collettivo enorme, di sforzo produttivo, di persone, e quando non viene visto è un fallimento. Allora, le nuove piattaforme danno possibilità di inserimento lì dove le grandi major, le grandi produzioni, prima automaticamente non ti lasciavano spazio. L'obiettivo è però di fare un tipo di cinema di genere che non sia, come dire, più legato semplicemente a... Per esempio, a me non piace dire il low budget, no? Perché il low budget automaticamente è un concetto trasversale che porta a dare una... a sminuire il prodotto. In realtà il film, anche se è low budget, deve avere un grado di intrattenimento per il pubblico, secondo me, sempre alto. E per cui low budget non significa fare una schifezza, quello che un pochino era passato negli anni precedenti. No, oggi la sfida ulteriore è che con quei soldi però devi fare un prodotto che è posizionabile sulle piattaforme, non solo a livello italiano, ma a livello internazionale. E a livello internazionale, che sono abituati sicuramente ad avere prodotti che nascono budget maggiori, però devono innanzitutto acquistarlo e, seconda cosa, devono gradirlo. E questa è una grande sfida per la cinematografia italiana e generale, che sicuramente è data in primis dalle piattaforme. Condivido, per quanto sia limitata la mia competenza di settore. Giorgio Bruno, anche lui regista, ha diretto molti film indipendenti, è arrivato in America con il suo ultimo lavoro, quello precedente era risultato tra i più visti di Amazon, sta lavorando a un nuovo progetto horror. Con te mi piacerebbe parlare della ricerca di professionisti per il cinema di genere. Chiaramente non mi riferisco soltanto alle maestranze, che tra l'altro probabilmente sono quelle in maggiore sofferenza in questa particolare contingenza storica, ma proprio alla capacità di coinvolgimento di soggettisti, sceneggiatori, registi, eccetera. Cioè, dove sta nascendo questa nuova categoria di professionisti italiani capaci di interpretare il cinema di genere e come si possono intercettare queste professionalità quando parliamo di case di produzione o anche di, insomma, circuiti paralleli di produzione?
In realtà penso che ci siano sempre stati, praticamente sceneggiatori, soggettisti, insomma, che hanno avuto la capacità di scrivere il cinema di genere. La verità è che è uno spazio che viene dato da pochissimo tempo, come anche i miei stessi colleghi hanno appena detto. Con Alessandro qualche giorno fa dicevamo proprio questo: se 10 anni fa avessimo proposto a qualsiasi produttore importante un film di genere, ci avrebbero detto, un film horror soprattutto, ci avrebbero detto ma sei pazzo. Oggi vai da grossi produttori, proponi un horror e dicono beh, interessante. Quindi in tal senso è cambiata la tendenza, sta sicuramente cambiando, di sceneggiature, di soggetti, di bravi scrittori che sanno scrivere il genere, ne stanno uscendo fuori. Poi sicuramente quelli che lo sanno veramente partorire bene sono pochi, almeno per il momento. Ha bisogno anche questa industria di, come dire, questo genere di essere, come dire, realizzato sempre di più. Più realizzi questo tipo di film, più escono fuori scrittori capaci. Come diceva Alessandro, nell'action sono ancora molto pochi, anche perché chiaramente un film dell'orrore può essere fatto con pochi soldi, un film d'azione è sempre molto complicato riuscirlo a fare con pochissimi soldi, per quanto sei bravo ad ambientarlo in un'unica location. L'azione ha bisogno di grande spettacolo, insomma, è molto complicato riuscirlo a fare con pochissimi soldi. E quindi in tal senso, insomma, questo, ecco, credo che... Anche l'interlocuzione con, diciamo, colleghi stranieri che con quelli italiani, perché la platea è più ampia, perché c'è una tradizione più strutturata, per esempio credo in America, appunto, tanto per citare la tua esperienza. Dipende. Ci sono degli scrittori, sicuramente in America si trovano tantissime sceneggiature, c'era anche un sito, non mi ricordo insomma quale, che, da cui puoi scaricare addirittura sceneggiature scritte da tanti, che mettono dentro tantissimi sceneggiatori, alcuni professionisti, altri un po' meno, e quindi sicuramente lì che chiaramente c'è una tradizione che va da sempre, trovi molto più materiale sicuramente. Però negli ultimi 3 anni, 4 anni direi che in Italia insomma cominciano a uscire fuori, a riconoscervi insomma tra professionisti dello stesso genere, dello stesso gusto, ecco. Mi auguro, sicuramente questa è stata una delle cose che ci ha unito insomma anche con Alessandro, perché Alessandro insomma è lo sceneggiatore anche del film che ho avuto modo di girare 2 anni fa, che appunto è un film d'azione, però Alessandro è un bravissimo scrittore anche horror. Come lui, insomma, c'è Gabriele Albanesi, per esempio, che è un regista che ha fatto Il Bosco Fuori, che adesso ha fatto un thriller. Insomma, ci sono tantissimi scrittori in questo momento che stanno uscendo fuori, che magari scrivevano anche prima, però nessuno dava loro magari la possibilità appunto di potersi esprimere, quindi magari gli facevano scrivere una commedia piuttosto che un dramma, come tu stessa prima avevi citato. Qual è il prototipo di spettatore di un tuo lavoro, per capire, se dovessi insomma delinearlo nella platea ampia dei... Sicuramente i giovani, perché sono quelli che vanno più spesso al cinema. Secondo me il cinema oggi è o i ragazzi che vanno a vedere i Transformers, o appunto i film dell'orrore, gli action, quelli tipici, chiaramente americani, o... dai 50 anni in su, quelli che vanno a vedere insomma il cinema un po' più impegnato, ecco, secondo me quelli della nostra età, i 35-40 anni, tendono a stare più su Netflix o Amazon, questo è quello che penso. Quindi a prendere il contenuto che gli viene offerto, tornando al discorso poi delle scelte che fanno anche le scelte editoriali, purtroppo, come sappiamo, ma questo è un discorso che va dalla letteratura al cinema, incidono anche sui gusti, perché poi Netflix ha la capacità di imporre anche a uno spettatore, come dire, distratto, appassito, il film che propone, quindi in questo credo indirizzi anche poi le scelte di mercato, immagino. Sì, però c'è anche da dire che i prodotti di Netflix, tu citi Netflix, ma c'è anche Amazon, io su Amazon sto vedendo una serie che si chiama Utopia, che è di altissimo, altissimo livello, eccessivamente violenta per certi versi, è un qualcosa che nella TV generalista non vedresti mai. C'è da dire che comunque il prodotto Netflix e Amazon ci sta condizionando, perché è veramente di altissima qualità. Quindi... Ecco, la qualità estetica mi sembra molto superiore alla media che normalmente si vedeva sul piccolo schermo, cioè davvero avere un cinema fatto molto bene a casa, e questo mi sembra una sfida molto interessante, quella della qualità. Assolutamente, ci sono dei film su Netflix, ne cito uno per esempio d'azione, Tyler Rake per esempio, che è un film che non ha nulla da invidiare agli action che vanno a finire al cinema, è un film tranquillamente che può andare in sala domani mattina.
spettacolare con una star come Chris Hemsworth, vedi quel film e tu dici, ma insomma, un film come questo su Canale 5 o su Sky non l'avrei mai visto. Quindi Netflix investe... Mi permetto di dire, a questo proposito, vai, vorrei dire che in realtà la grande differenza è che il prodotto, diciamo, che poi arriva su Netflix o Prime ha già una stima di distribuzione, già ricco dalla sua struttura. Sì. Cioè è stato scritto, quindi ha un'opportunità di essere fatto bene perché ha una distribuzione che già crede in quello che può essere. Quindi c'è una ricchezza già nel budget, nella realizzazione di quel progetto, perché non si è fatto tanto perché si voleva far contento il regista o chi altri che voleva per forza fare quel film, ma perché c'era una struttura distributiva che sapeva che quel film sarebbe stato ben venduto. È quello di cui dicevamo prima. Quindi anche la qualità ne va a guadagnare se c'è una stima, diciamo, preventiva di questo prodotto, oltre che meramente, diciamo, artistica. No, ma basti pensare anche, per esempio, che Martin Scorsese col suo film... mi sembra che sia stato addirittura il budget più alto della storia di Netflix, è andato al cinema per pochissimi giorni e poi è un film targato Netflix. La qualità che ha quel film è incredibile, quindi chi mai avrebbe detto che film come quelli, blockbuster come quelli, sarebbero stati prodotti un giorno per delle piattaforme? Noi in realtà ce lo dicevo da qualche tempo che la tendenza sarebbe stata questa. A mio avviso il coronavirus, questa situazione qua, come ha detto anche Alberto, ha accelerato semplicemente un processo, tutto qui. È un processo che era già fondamentalmente. Chiederei a tutti un giro conclusivo, spingendovi a parlare e a descriverci bene i progetti sui quali state lavorando e anche su quelli che in prospettiva vi piacerebbe realizzare, partendo da Alessandro. Allora, io sto lavorando, in realtà ho terminato la sceneggiatura di un nuovo film che mi vedrà per la prima volta regista, e lo gireremo il prossimo anno a Edimburgo. Doveva essere quest'anno, ma è diventato un po' difficile, e quindi lo gireremo in primavera prossima a Edimburgo. È un thriller horror, un'ambientazione abbastanza gotica, e sono molto emozionato, anche molto spaventato all'idea di fare la regia di questo film, però sto studiando, mi sto preparando, avrà un cast internazionale e sarà girato in lingua inglese. Abbiamo già una prevendita su Lionsgate, quindi negli Stati Uniti, quindi partiamo da un buon presupposto. E poi ho scritto un action che è molto divertente, che dovrebbe girare Giorgio prossimamente, e sto lavorando diciamo su altri progetti, ma per il momento sono ancora troppo embrionali. Gianluca. Sì, ecco. Allora, sì, insieme ad Alessandro stiamo preparando ovviamente questo film, come dicevamo prima. Mi fa piacere aver fatto tanti errori negli ultimi 7 anni per poter riuscire, diciamo, a far meglio quest'anno, come si dice sempre, no? E in realtà no, questo è che mi auguro che in questo film possa esserci un esordio, diciamo, di un nuovo modo, ecco, di intendere il cinema in Italia, cioè seppur piccolo budget, ma comunque fatto sotto una visione industriale, cioè che preveda sempre, diciamo, un'attenzione enorme a ogni dettaglio di quello che è il budget, di quella che è la possibilità di vendita, e di creare anche un po', di seguire questa scia, diciamo, del genere, ma in realtà di creare un nuovo modello di fare cinema, che poi condividiamo con amici, appunto, come diciamo prima con Giorgio, Alberto e altri, cioè di fare un nuovo modo, diciamo, di fare cinema in Italia, che non dipenda dal contributo statale, ma che invece parti, ecco, con la marcia giusta attraverso una costruzione di un budget. Poi voglio dire anche questo, noi invito, diciamo, è anche un po' un promo del cinema, io divento spesso intermediario per coloro che investono nel cinema, che sono esterni, quindi stiamo parlando di persone che hanno aziende, persone che hanno un'opportunità, anziché di investire nel Made in Italy ormai noto che è la moda italiana o il food italiano, c'è il cinema italiano che ha una opportunità di crescita, un margine operativo del doppio rispetto a questi due settori.
Quindi io invito, divento intermediario, a investire anche a chi non appartiene alla filiera, proprio perché è un'ottima opportunità di investimento. Un ottimo invito. Alberto? Ho recentemente chiuso un accordo con una casa di produzione per la, che hanno opzionato un soggetto scritto a quattro mani con Fabrizio Bozzetti, che è un thriller drama, che nasce per il mercato internazionale, una storia di confine nella realtà. E attualmente sto lavorando parallelamente su un progetto di serie che ha uno spin-off invece di lungometraggio. Una storia un po' particolare su due linee temporali, per cui adesso stiamo finendo di preparare appunto le ultime documentazioni e il lavoro che, come Giorgio sa, Alessandro e Gianluca sanno, bisogna fare per poi andare a presentare progetti a livello internazionale, per cui con pitching che non sono solamente con case di produzione italiane, ma che vanno sui mercati. Regista multifunzione, diciamo, ecco, ormai devo dire. Sì, è comunque è sempre un bilanciamento fra atto creativo e atto produttivo. Quando trovi un equilibrio, a quel punto devi capire come sfruttarlo. Non è sarebbe facile bello perché fare solo i creativi, insomma, sarebbe bello tornare a fare solo i creativi. Però è anche bello, cioè, io penso che da regista, se ti dessero tutti i soldi che vuoi, forse il risultato non verrebbe in assoluto migliore. A volte la sfida è anche a trovare delle vie narrative che possano tener conto di budget più risicati, ma che forse arrivano più all'emozionalità del pubblico. Per cui avere più soldi non significa necessariamente fare bei prodotti, ma questo l'America stessa ce lo insegna, no? Per cui la sfida è anche questa. Fa parte della generazione nuova dei film, dei nuovi spazi. Però valga un po' per tutti, è una cosa che è da considerare. Il regista che faceva solamente le sue volontà e che per fare un film ci metteva 4-5 anni, nonostante poi magari fossero grossi i nomi, però non credo che sia più... Non è più anacronistico. Certo. Bene, Giorgio... Io sto preparando un film che, se insomma, se Dio vuole, Covid permettendo, dovrei iniziare le riprese per metà fine febbraio, con un'importante società di produzione cinematografica italiana, e lo giro a Camigliatello Silano, che è un piccolo villaggio sciistico che somiglia moltissimo all'America, cioè somiglia moltissimo a certi scorci che somigliano tantissimo a un piccolo paesino americano. È un film dell'orrore, sarà girato in inglese e verrà distribuito da Vision. E poi, come ha detto Alessandro, ha scritto questa sceneggiatura molto molto bella, su cui stiamo attualmente lavorando. È un film che non sappiamo se riusciremo a girare l'anno prossimo, ma è un film che mi diverte tantissimo, quindi non vedo l'ora di iniziare a girarlo. Bene, allora io vi ringrazio per questa conversazione, siamo stati nei tempi che la direzione del Social Film Festival ci aveva indicato e questo è sempre un grande orgoglio per chi conduce, non ho dovuto fare introduzioni o imporre, diciamo, tempi draconiani, e grazie per aver, diciamo, sicuramente interessato anche una platea di non addetti ai lavori, che poi, diciamo, è il grande, secondo me, tema che spinge all'avvicinamento di, appunto, nuovi spettatori, nuovi curiosi o nuovi talenti a questo mondo. Grazie di questa panoramica del vostro lavoro, di aver partecipato, seppur in questa modalità a distanza, a questa edizione del Social Film Festival che resiste anche, appunto, oltre il tempo che stiamo vivendo. Quindi mi auguro di vedervi presto tutti di persona, di tornare ad affollare i teatri, le sale cinematografiche, oltre che i divani di casa, dai quali, abbiamo capito, possiamo godere di splendidi prodotti cinematografici. Grazie a tutti. Grazie. Grazie molte. Ciao. Grazie. Ciao.